La situazione è che io vengo da un infortunio, purtroppo ho fatto un grave errore, però un errore portato alla voglia di giocare che ho avuto un problema a fine primo tempo con il Savoia. No, con il Savoia, l'ultima partita in casa. E non mi sono voluto fermare, quindi da una piccola contrattura ho portato quasi una piccola elongazione, quindi era rischioso farmi giocare a Messina, quindi sono stato comunque una settimana ferma. In tutto questo venivo da 2 o 3 settimane dove ho fatto solo 2 o 3 giorni di allenamento perché comunque avevo dei fastidi. E adesso dirti se ce l'avevo più di mezz'ora non lo so. Non lo so, purtroppo siamo amareggiati, sono amareggiato io. La situazione non è quella che volevamo, non è quella che pensavamo tutti quanti. Non lo so, siamo in difficoltà. Sono in difficoltà io a parlare, ma siamo proprio in difficoltà Sta e si succedendo, vede. secondo me, cos'è che non sta andando per il suo verso? Sicuramente se c'è stato un cambio d'allenatore, qualcosa che non andava c'era. E mi sta arrivando da poco. Sicuramente, come si dice sempre, ma è la verità, non ha la bacchetta magica. Non può cambiare una squadra che veniva comunque da dei momenti difficili, non può cambiarla in così breve tempo. C'è bisogno di lavorare e purtroppo diciamo che il tempo ci gioca un po' contro perché abbiamo perso tanti punti, stiamo buttando tante partite e naturalmente poi quando non vinci anche lavorare diventa più difficile. Dobbiamo avere la forza di riuscire a lavorare non serenamente perché dire serenamente sarebbe una bugia. Sereni non siamo, siamo rammaricati, siamo dispiaciuti, non lo so, non so quanti aggettivi esistono per descrivere questo momento. E dobbiamo lavorare. So che è facile dire così qui davanti, dobbiamo lavorare facilissimo, però è la verità. Purtroppo solo il lavoro ci porterà. Siete sereni perché non avete risultati o c'è qualcosa all'interno che non va? Perché vediamo in alcuni momenti una squadra che sembra non avere né grinta né cuore. Siamo in difficoltà perché si sono create delle aspettative su questa squadra, credo giustamente perché sono nomi importanti ed è naturale che quando ciò che fai non lo fai bene. Poi c'è qualcosa che non va, c'è. Sì, è vero, ci manca qualcosa. Io oggi ho visto i miei compagni fu da fuori, dalla panchina. Abbiamo avuto le nostre occasioni. Purtroppo, non dico che abbiamo espresso un grandissimo calcio, ma abbiamo avuto 4-5 palle gol, tra cui due pali a portiere battuto, due o tre situazioni di uno contro uno con il portiere. Purtroppo se non fai gol, poi paghi quando lo fanno gli altri. Però è sicuramente un momento difficile da dove per tirarcene fuori possiamo solo, cioè dipende solo da noi. Non possiamo aspettarci che il pubblico ci batta le mani o ci. Nonostante lo faccia, e questo va ammirato perché tutti conosciamo il pubblico di Catanzaro, sappiamo quanto è caldo, sappiamo ciò, le aspettative che c'erano su questa squadra e che ci sono ancora. Naturalmente adesso si vede tutto buio, è normale che sia così. Però. Però Andrea, con la tua assenza, scusa se forse ti ho interrotto, No, a prego. parte la tua onestà nell'esprimere il giudizio, perché sarebbe facile perché sei stato il migliore in campo in senso assoluto, la squadra nel primo tempo è sembrata involuta, lenta, impacciata, che non riesce a superare. Quindi, al di là del fatto pure che il mister Sandella dice più volte che ci sono dei difetti strutturali in questa squadra, però se non entri tu a ravvivarla sembra una cosa, una partita di scapoli abbogliati, perché al di là dei due pali, al di là di tutto, però è una lentezza esasperante. Mentre le altre squadre corrono, il Catanzaro cammina in campo. Scusami la durezza con cui, No, ma ma è meglio fare la testa domanda che, ripeto, che sei stato il migliore in campo. Bisognerebbe vedere tutti gli altri che metterci un po' di cuore in più, magari. Al di là dei limiti strutturali o dei limiti tecnici che ci possono essere, ma la Lega Pro si gioca anche a calcioni, sì, e tu che ne prendi tanti lo sai meglio di me. no, sicuramente, in parte è vero, è inutile che vi dico che non è come dite voi, perché vi mentirei e io non voglio mentire a nessuno. È la verità, ci sono sprazzi di partita dove siamo praticamente assenti, è la verità, ma me compreso. Io ho la fortuna di avere delle caratteristiche, delle qualità che mi ha dato la vita, che mi portano comunque in qualsiasi caso a riavvivare, diciamo, se così vogliamo chiamarlo, la partita, ma sono caratteristiche personali. Ognuno di noi ha delle caratteristiche personali, ognuno di noi ha delle qualità e in questo momento sicuramente non riusciamo ad esprimerle al meglio. Ed è normale che quando succede questo la squadra ne risente, i risultati non vengono,
ma io non toglierei nemmeno la mia di prestazione, che comunque non è stata. Oddio, non voglio essere così cattivo con me stesso, non è stata all'altezza, però comunque io faccio parte di un gruppo. Le mie caratteristiche mi permettono comunque magari di mettermi un po' in risalto un po' di più rispetto ad altri miei compagni che hanno altre caratteristiche, altre qualità. Forse è solo questo, però tutto ciò che dite è vero. In questo momento c'è da criticare questa squadra che ce la mette tutta, perché sotto il punto di vista dell'impegno, del lavoro settimanale, invito chiunque a venire al campo a vedere i nostri lavori. E io credo che la domenica ci proviamo comunque a mettere tutta. Poi i risultati non vengono, è normale che si veda tutto negativo. Però questa è la verità. È un momento difficile, affrontiamo un momento delicato, sicuramente.